tutti, sono Cirillo Lorenzo, responsabile Spinning Tubertini. Siamo di buon'ora di prima mattina qui a Marina di Pisa. Come potete vedere il tempo non è dei migliori, perché andiamo a insidiare lei. Andiamo a insidiare lei a fare una pesca un po' diversa dal primo volume del Sea Bass Program, e andiamo a insidiarla in determinate strutture un pochino dentro al fiume. Vediamo se dalle catture precedenti, come sono state viste su Facebook e gli amici hanno visto, anche oggi la spigola ci darà il giusto, la giusta mangiata nel momento giusto, quando farà la marea. Sono le 7:55, la marea alta farà alle 9:37 e la bassa farà alle 15:47. Quindi sfrutteremo questi due frangenti per avere il massimo di quello che è l'attività predatoria della spigola. Oggi sarà una giornata, secondo me, buona dalle circostanze, perché il tempo è brutto, e quando il tempo è brutto è ovvio che lei è più propensa a cacciare. Presenteremo il Sea Bass Killer, il Rebellion, le canne, Lion, Tiger e Mamba, e niente, ora non ci rimane altro che andare a pescare, sperando come sempre in una grossa cattura. A più tardi. On my mind, no undertones or underlines. I'ma be the same way until they place me under lime. Dead poets forever shine. Fuck you and your never minds. This ain't an album, it's a movement. That means it will never die. They scared we got backpackers swinging from the rafters. Mama and daddy was both there, but they call me. Siamo arrivati sullo spot. Siamo arrivati sullo spot e vedendo il colore dell'acqua, che è sul giallino, visto i ritocchi di piena che ha fatto ultimamente, si fa vedere, cosa molto importante, il colore del pesciolino che andiamo ad operare. Il pesciolino è il Sea Bass Killer. Su Facebook se ne sta parlando tanto di questo pesciolino, si sta facendo tante catture. Questo è il colore che andiamo ad adoperare, la misura è 8,5 cm, giallo fluo sopra, arancio sotto, bianco nel mezzo. In questi casi d'acqua, con questo colore, questo pesciolino ci fa tantissime volte la differenza, perché lo vedano meglio, perché adoperando una misura un pochettino più decisa e più pesa, si entra meglio sullo spot. Siamo in una fase di alta marea, quindi cosa succede? L'acqua è un pochettino più alta, allora in automatico, anche se si pesca in acqua bassa, però bisogna anche provare esternamente, provare a cercare un pesce un pochino più su, sullo scalino del fiume, dove risale da circa 70-80 centimetri a un metro e mezzo d'acqua. Pesciolino sinking. La canna che sto operando è la Lion. La Lion è un 1/16-3/8 d'oncia, fast. È una canna decisamente pronta, decisamente giusta, fatta apposta per fare questa pesca. 6,9 ci permette di fare lanci lunghi, ci permette di gercare meglio l'esca. Vediamo un po' se ce n'è una intorno a queste strutture. Qui davanti a me ho una struttura che parte
Una struttura che parte da questi sassi qui fino ad arrivare a quel palo là e praticamente ci taglia questo pezzetto d'acqua fino a fare un pulito dall'altra parte dove ci sono quei tronchi. In questo frangente di struttura che è tipo una secca, tipo una mini scoglierina, ci stanno loro. Ora vediamo come sono selezionate e come sono messe. Per capirlo dobbiamo fare i primi lanci, cercare di capire come sono messe, dopodiché si dovrebbe sentire le prime mangiate. Proviamo anche in acqua bassa. Nel momento in cui abbiamo fatto i primi lanci verso monte, in automatico li facciamo verso mare per capire come sono messe loro. Sicuramente con il vento di terra come sta tirando ora si lancia anche meglio. Child with the world in his palm, can you weather the storm or will you just follow the norm? Getting money ain't the mission or the motive and goal. Hip hop is still got soul and I'm letting the world know. Davanti a me, da questo palo fino a alla sponda c'è una scogliera sommersa molto bassa, quindi si tende a stare alti con l'esca e a passarci sopra. Tanto i movimenti che l'esca fa quando passa sopra e provoca delle vibrazioni molto 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 nette, se c'è un pesce in automatico l'attacca. Anche su questi tipi di se si voglia chiamare strutture, dove c'è questo cormorano che ci fa compagnia, portate dalla piena, nel tempo ci può andare un pesce. Come mulinello giustamente ho messo uno slam 4000, perché? Perché lo slam 4000 per fare questa pesca è il compromesso perfetto per quanto riguarda leggerezza, fluidità e frizione, soprattutto leggerezza, per quello che è il contatto con la struttura sotto di me. Più si ha un attrezzo leggero, più si ha sensibilità in mano, più si sente qualsiasi cosa che tocca la nostra esca. Andiamo avanti, facciamo anche dei lanci di ricerca dentro, dove la situazione qui dentro è molto pulita, perché davanti a noi non c'è strutture, non c'è niente. L'arno in questo caso, visto che siamo in bocca d'arno, presenta una flat abbastanza pulita, quindi non c'è problemi. Ci sta che in questa fase di mattina, anche se siamo fuori marea, perché mancano ancora un'ora e mezzo, un'ora piena alla marea, un'ora e venti alla marea, qualche pesce di passaggio che si muove ci sia, visto il tempo.
visto le nuvole, visto questa perturbazione. Ora ho lanciato lì davanti perché? Perché qui davanti c'abbiamo un'altra struttura sommersa che parte dalla 5 metri avanti alla mia barca sulla sinistra e taglia completamente fino a quella specie di piattaforma galleggiante di ferro con dei sassi alti e fa una mini secca, quindi ci si pesca intorno a questa secca perché ci girano i muggini e girandoci i muggini lei va insieme ai muggini per cacciare, entra nel branco per cacciare. World, the twilight zone, time traveling in stereo as I write poems and light bones like a skinny fella, acapella boxer fella. Better keep the cellar door locked, I'm about to tell her. Low budget love affair, money's what I need. Put your loving on debit, give me credit for you leave. So ladies and figurines and people in vintage jeans, I'm having a vivid dream and hitting a different scene. Sitting waiting wishing, this is not your jurisdiction. Get caught up in the system and looking back I should have listened. He get the vision when the funds are insufficient. He just love to pay the check and dip with mediocre desperate bitches. If I said it, then I mean it. This is hardly entertainment. The love is tainted. It changes from defendant to the plaintiff. Insane if I complain to be the main attraction rapping. So happens I've been late and that's the fashion. Aspettando and it passes. La fase di marea, dopo che abbiamo provato un po' dentro, cosa facciamo? Siamo venuti a provare un pochettino a mare, visto che qualche cattura, anche se sporadica, è uscita anche qui, perché la fine di settembre porta all'arrivo delle spigole dal mare, quindi ci abbiamo ancora 40 minuti di pesca abbondanti al culmine della marea. Riprendo il mio Seabass Killer per non stare a metterne un altro. Esca bagnata, esca fortunata e pesco qua. Questa è la Tiger. La Tiger è una canna 7 piedi e 1, un ottavo un'oncia regular. È una canna adatta per fare determinati tipi di pesca. Adatta per pescare in mare, adatta per pescare alle spigole un po' più di taglia, è un po' più lunga, quindi ci permette di sparare più l'esca in automatico. E ci permette, avendo l'esca più lontana, una maggior ferrata. Come mulinello sto operando un Krieger 4000, imbominato con un Ryujin 22 libbre, che corrisponde a un 16 mm. Filo di una morbidezza esagerata, filo di una fluidità pazzesca, e quando si tratta di trecce, secondo me è giusto per chi pesca in mare adoperare trecce con una qualità molto alta per fare questi tipi di pesche.
qui davanti a me ho questi sassi piatti dove le spigole girano intorno, diciamo, a questi sassi, perché davanti a questi sassi piatti c'è una scoglierina sotto, subito sotto, dove lei si può rintanare, dove lei si può andare in tana a fare i suoi attacchi. Eccola. Grossa. Grossa. Non è grosso, non è grosso. Sta sopra. Pesciotto. Un pesciotto che dopo un po' di fatica, anzi, dopo quasi un'ora e mezzo di fatica, è uscito. Ci vuole lo straccio perché è stata allamata sopra, quindi ci vuole lo straccio per non farsi del male serio. Allontaniamoci perché, come al solito, la vecchia tramontana non ci vuole bene, anzi ci vuole piuttosto male, perché ci spinge tanto, troppo. E questo è il primo pesce di stamattina. È uscita su Seabass Killer, pesciotto da 3,5-4, sì, forse. Comunque, la prima mangiata, vediamo se si comincia a vedere un po' di mangiate, perfetta. In acqua, gli diamo il giusto ossigeno per dopo e ripartiamo. Facendo cosa? Pescando con un motorino elettrico e cercando di risparmiare il più possibile le batterie, avendo, come ho detto prima, la tramontana addosso che non ci aiuta, anzi ci penalizza per quello che è la pesca, finché non girerà il vento e monterà il vento dal mare. Ma il vento qui a Marina di Pisa la mattina è sempre così, sempre, perché tira sempre tramontana, sempre. E oggi fortunatamente è abbastanza clemente, perché non è forte, è a folatine, però tira e ci porta via la barca, visto che, come avete visto, la pesca è molto 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 difficile per quello che è l'approccio con la sponda, perché bisogna pescargli in parallelo alla sponda. O fai così o ci si muove così, oppure purtroppo, per quello che è
la spigola non si va a fare le catture, perché lo vuole in quel posto lì, messo in quella maniera lì, lanciato in quella maniera lì. Purtroppo ci sono delle determinate dinamiche che non si può andare contro. Bisogna rispettare le tecniche per chi ama questo pesce e per chi pesca questo pesce come pesco io. Se si fa all'incontro, il cappotto è dietro le spalle. Tutti i santi giorni. E questo io l'ho imparato facendo cappotti. Quindi, la prima cattura è stata fatta lì, ora cosa facciamo? Visto che si è visto che qualche pesce gira. Quello era un pesce di mare, non era un pesce sceso da giù. Ancora questo dovrà accadere, vale a dire la prima piena che verrà, i pesci scenderanno. E questo non è un pesce sceso, è un pesce di mare, che la livrea che porta è bianca e argento, quindi è un pesce d'entrata. D'entrata da poco, perché è molto chiaro, è un pesce invernale, quindi questa è roba che è entrata veramente da poco, da giorni. E vediamo se da qui alla fine della sponda, alla foce, si ne può trovare qualcun'altra. Pensavo fosse più grossa, però sembrava più grossa perché era allamata l'ancorina di prua in bocca e l'ancorina di poppa del pesciolino dietro, allora tirava un po' lateralmente e sembrava più grossa. Però dai, dietro a un sasso, perché sono passato dentro a un sasso, ho girato dentro a un sasso, come sono uscito dalla struttura, ma mangiavo, infatti c'è anche rimasta un po' lì dentro e poi è uscita da sé perché era piccolina. Se era grossa, ci sta che si trovasse fatica a portarla via. Comunque, ricominciamo. I wish I knew all the right moves to get you out of your bad moods. Make fun of myself and others to make you turn around. I got lost in my thoughts today. I thought of you and burst out laughing. Wish I could do to you what you do to me. Sì, non ci si crede, non ci si può credere, non ci si può credere, non ci si può veramente credere. Una mini Lecce Amia, non ci si può credere. Soffre troppo per metterla nella vasca anche ossigenata, gli ridiamo la giusta libertà subito. Una mini Lecce Amia. Ma stiamo scherzando? Una mini Lecce Amia. Se a vaschille. Aspettando che il vento ci dia una mano, perché per ora si scarroccia a 8 nodi, si sembra a fare le corse, e vi posso garantire che la pesca in questo momento è di una difficoltà pazzesca per rimanere e lasciare l'esca e far passare l'esca dove deve passare, pazzesca, però si fa quel che si può. Appena girerà il vento, e dovrà girare vento dal mare intorno alle 12:30, le cose si dovrebbero semplificare, soprattutto perché arriverà la bassa marea. Speriamo, perché sto durando una fatica da bestie. Comunque, speriamo, speriamo. Andiamo avanti. Si riparte, si rimette in moto, perché se guardate bene lo scaroccio della barca laterale, si va come un motorino da 5 cavalli. Quindi si rimette in moto e si torna indietro. I've been thinking I miss your people.
Allora, dopo due disavventure, quella di essere stati presi due volte dal vento contemporaneamente, scaraventati nella sabbia, in più la corrente dell'Arno ci ha attaccato alla sabbia, in più abbiamo visto cacciare una spigola e con una folata del vento la barca subito è stata buttata addosso a una struttura, quindi non è stato possibile lanciare. Ho rifatto la stessa manovra, un'altra folata di tramontana e il Minnow è andato addosso a un legno, come per magia. Non tirava vento, ho lanciato, è arrivata una folata di vento. Crassio, va bene, fa parte di gioco, anzi, è così che si impara a fare le cose. Mai dare conto alla natura, mai, perché se si dà conto alla natura succede il peggio. Ho rifatto la stessa manovra, sono passato da dove ero passato prima, perché un pesce di lì ci gira sempre, quasi sempre, e dietro a quella specie di legno che c'è, ce l'ho trovata, non è un pesce grosso, ma basta per far capire a chi è a casa dove vanno a rintanarsi questi animali, dove vanno a rintanarsi questi animali, e dove ci va un pesce da 4 etti mezzo chilo, ci va un pesce da 3 kg e rilevarla di lì dentro, visto che ce l'ho presa, è una cosa davvero fuori dal mondo. Comunque, intanto è venuta lei. Ora vediamo se ne esce un altro. Pesce bellissimo, una livrea pazzesca. Un pesce bellissimo. Esagerata. Questo è uno dei più bei pesci che esistono. Gira gli occhi, sembra un cristiano. Bene, mettiamola dentro. Stessa metodica, stessa maniera, stessa pratica, si riparte da capo. Sempre più silenziosi possibili, aumentando il livello di difficoltà. Ogni volta si aumenta il livello di difficoltà, se n'è presa una, c'è un'altra steccaia, c'è un'altra struttura, c'è un altro posto dove la corrente si ferma, dove si possono raggruppare dei pesciolini, dove ci può venire del pesce foraggio, dove lei se risale, perché magari ha ritoccato la piena e rimonta, appena trova del pesce foraggio va subito a rintanarsi dentro quelle tane, subito per mangiare, quindi aumenta ancora di più la difficoltà. Sta a noi entrare dentro, sta a noi arrivarci più silenziosi possibile. Sì, così. Passi lo straccio, Nico, per favore. Sì. Grazie. Allora, la faccio vedere poco perché stava presa dentro e gli ho reciso una vena. Praticamente cosa è successo? Vi spiego quello che è successo. La rimettiamo subito dentro, sono tutti pesci a mezzo chilo, tutti uguali, tutti uguali. Speriamo in una big più tardi. E l'importante ora è che vi spieghi la tecnica, perché ci seguo a casa, aspettate. Perché giustamente la regina è la regina e l'intelligenza è superiore. Quando passa la preda, esce dalla tana, mangia e torna in tana. Quindi, cosa ho fatto io? Me l'ho messo più vicino possibile alla tana. Avendo un'esca sinking l'ho fatta scendere di modo che gli è entrato in traiettoria di mangiata. Non ho neanche fatto mezzo giro di mulinello, ho chiuso l'archetto e il pesce era già incannato. Probabilmente, sicuramente
quando l'esca è calata, in calata l'ha mangiata, subito, perché è stata la traiettoria, è stata dove è cascata l'esca. E la cosa fondamentale è dove viene lanciata l'esca. Come ho detto tante volte su Facebook, capire è meglio che lanciare. Lanciare tantissimi lanci a caso non servono a niente. Fare una sponda così, ci sono 10 lanci, basta, dopo basta. Quei 10 lanci devono essere fatti perfetti. Allora, se c'è un pesce, si prende. Voglio fare un appunto su questa canna, che è la Lion, perché è giusto che sia. E questa canna, come avete visto, non perde, veramente non perde un pesce. È stata progettata da me, dall'azienda, che mi ha dato l'opportunità di fare queste canne bellissime. È stata progettata in modo, in maniera, per far sì che il pesce non si slami, perché ha un'azione particolare di un sedicesimo, tre ottavi, regular, però con un'azione di vetta molto, molto, molto sensibile, che rende l'auto ferrata. Questa è una cosa molto importante. Oggi non pesco con ruggine su questo mulinello, perché quando pesco dentro non pesco con ruggine. Delle volte cambio. Ora sto pescando con il Silk, che è un trecciato tubertini. Mi sposto perché sto parlando in un posto dove ci può essere un pesce. È un trecciato tubertini bianco. A me personalmente piace tantissimo a pescare sulla struttura così, perché regge molto, molto, molto l'abrasione. Il Ryujine è una treccia di un valore e di una qualità pazzesca, però questo regge molto, molto, molto l'abrasione, un capellino di più del Ryujin. Quindi preferisco in determinate situazioni, soprattutto quando l'acqua è alta, soprattutto quando si va tanto a ridosso del sasso, pescare con questa treccia. È un pochino più secca, è un pochino più violenta, però preferisco. Questo, a differenza di quello di prima, non è un pesce di mare, ma è un pesce sceso da giù. Si può notare dalla livrea, la livrea molto scura. La livrea molto scura ci fa capire che questo pesce è un pesce sceso. È un pesce che, stando su, ha cambiato tantissimo il colore del manto, quindi in automatico è diventato questo scuro come il colore dell'acqua. Siamo giunti al termine di questa pescata, dove oggi abbiamo visto una delle tecniche alla spigola più dure, più perfette, più ineccepibili per quello che è lo spinning approcciato a ridosso della sponda. È uscito 5 pesci, e le prerogative e il finale si pensava ne uscisse di più, visto giorni passati, dove sono stati pubblicati anche altri pesci, soprattutto roba decisamente più grossa. Però non è la qualità e i volumi del pesce, ma è la tecnica che ha fatto la differenza e che ha stanato quei pochi pesci che veramente per ora sono entrati in Arno e per ora sono scesi da giù. È ovvio che vado a parlare di Seba Skiller. Seba Skiller oggi ha fatto la differenza. Ha fatto la differenza come la fa sempre, come la fa quando vengo a pescare, quando posto le fotografie su Facebook e quando gli amici a casa vedono le foto. È ovvio che questo pesciolino è fatto in una maniera e nuota in una maniera tale che la spigola non può dirgli di no. Ho pescato prevalentemente 99% con la Lion, perché la Lion mi permette, essendo un sedicesimo tre ottavi d'oncia, mi permette sempre l'approccio sulla sponda non troppo vicino, mi permette sempre l'approccio sulla sponda avendo una ferrata molto più pronta. Essendo una canna più lunga ci arrivo prima, il pesce quando si allama si auto allama, la canna è perfetta così, non ha niente
niente da recriminare. È una canna bellissima, è stata fatta come doveva essere fatta per fare questa pesca. È ovvio che si adatta a qualsiasi altro tipo di pesca, se vista in boccalone, se vista in mare, non c'è nessun tipo di problema, però per fare questa pesca è eccezionale, è perfetta. Come treccia ho usato, e lo ripeto oggi, il silk, a differenza delle altre volte adoperavo il rugino, oggi adoperato il silk, adopero il silk in queste strutture, mi permette di avere più sensibilità a ridosso della struttura. Mulinelli slam. Mulinello slam perché? Perché è il giusto compromesso, leggerezza, potenza e frizione per quello che è la pesca ora in questo momento, perché se si aggancia un pesce come è uscito una settimana fa di circa 3 kg, c'è da levarlo di dentro, quindi c'è da strizzare la frizione e giustamente in mano si ha bisogno di un oggetto leggerissimo. Le versioni del Sea Bass Killer, ci sono tante versioni, è ovvio ci sono più colori. Quello che ho adoperato oggi è questo, giustamente. Poi c'è il colore che prevalentemente va nel periodo invernale, quando si pesca in mare, che è questo colore qua. Colore che ha fatto pluricatture, colore che ha fatto catture decisamente grosse, anche l'anno scorso, intorno al 28 di dicembre, circa 5 kg, 5,50. Insomma, un pesce decisamente sopra la media. E poi ci sono colori un pochino più naturali, che sono colori adattabilissimi alla spigola e anche al boccalone. 8 cm e mezzo e 7 cm e mezzo. Questo è l'8 cm e mezzo. E questo che montavo sul Lagoguaro è il 7 cm e mezzo. Quindi nella serie 6A vado a presentare il Rebellion, che nel Sea Bass Program volume 1 ha fatto tanti pesci. Questo è il colore acciuga e questo è il colore che ha fatto tanti pesci, che è il bianco. C'è in versione bianco testa rosa e c'è in versione bianco come questo tutto panna. In finale vado a presentare il filo, che è il filo, veramente, senza ritornarci sopra, che è il Ryujin. Il Ryujin è un ultra soft 8 fili ed è un braided pie ed è un filo di una maneggevolezza, di una leggerezza e di una setosità pazzesca. Chi non l'ha mai provato non si rende conto la fluidità di questa treccia e quanti metri si può fare in più secondo altre trecce. In mare d'inverno, nel periodo veramente invernale, freddo, questo è il filo da adoperare perché ci permette di sparare l'esca più lontano, visto che non siamo ridosso alla struttura. Peschiamo sugli scogli, peschiamo su delle strutture grosse, sommerse, quindi non ci dobbiamo avvicinare, dobbiamo lanciare l'esca, dobbiamo sparare l'esca, l'esca deve nuotare, nel nuoto si deve guadagnare i suoi metri e deve entrare nello spot per far sì che sia mangiata. Quindi questo è il filo perfetto. Come fluorocarbonio, da mo' di tempo a questa parte, Phantasm. Phantasm è una sicurezza per quello che è il fluorocarbonio da shock leader per la pesca spinning, sia in mare che in acqua dolce. Dopo aver parlato della Lion e della Jaguaro, che sono due canne che ho pescato oggi, ovvio che per finire la serie vado a parlare della Tiger. Vi avevo fatto già un accenno prima mentre pescavo, un ottavo un'oncia, regular, una canna perfetta da scogliera, perfetta per tutto quello che è la pesca dalla spiaggia e dalla scogliera, da jerk e da minnow. Da questa passo, come ho spiegato tantissime volte anche nelle fiere, alla Mamba. La Mamba è una canna dell'inverno, è una canna da spigolona, è una canna adattabile se si vuole a tante pesche. La possiamo adattare alle mangianze, la possiamo adattare a serra, la possiamo adattare a tutto. Però questa è una canna stata progettata soprattutto per pescare le grosse spigole. Nel momento in cui si va a pescare sulle mangianze non c'è nessun tipo di problema, una canna che lancia fino tranquillamente a 40 grammi. Però la particolarità che ha, come ho ripetuto anche alle fiere, è 3 ottavi mezz'oncia, ma è una mezz'oncia extra fast. Si intende una mezz'oncia extra fast fatta e strutturata con tantissimo carbonio nella parte bassa e con mezz'oncia nella parte alta di sensibilità. Quindi non si va a calcolare quello che è scritto sulla canna per quello che
che lancia, non si fa il rapporto di quello che è scritto per quello che lancia, ma si fa il rapporto di quello che è scritto per la sensibilità che può avere a ridosso di una testina piombata o di un'esca piombata da mezz'oncia, mossa soprattutto dentro alle strutture. Questa era la particolarità. Vi do appuntamento al prossimo Seabass Program volume 3, dove si spera una volta la fortuna, visto che mi è vicina quando non ci sono le telecamere, però una volta mi sarà vicina anche quando ci saranno le telecamere e si vedrà un pescione, se lassù qualcuno vuole. E se no, pace, l'importante è far capire come si pesca e com'è la tecnica alla spigola in tutti i determinati tipi dell'anno. Lorenzo Ciri vi dà un saluto, un ringraziamento all'azienda Tubertini per gli ottimi prodotti che abbiamo fatto, bellissimi, perfetti per tutto quello che è stato creato, le canne perfette e ci vediamo presto. Ciao ragazzi. Sinoco, youngin' is the name for all those who don't know. You gon' learn today, I'm so hot, you gon' burn like a perm today. So take it off, baby girl, make it nasty. This ain't the time to be trying to be classy. Time for some action, and I don't mean Stallone. Ask body spray, shawty, I don't be in Cologne. And I keep it so fresh like Manny. And that's why your boyfriend can't stand me. DC here, and we don't plan to go nowhere. Make it butt naked nasty when you bring that here. Shawty, do you got a bae or nah? Shorty, is you tryna date or not? Or not?